carità perfetta. Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. I sabati del tempo di Quaresima hanno una caratterizzazione particolare perché la liturgia della parola è legata al momento in cui i catecumeni ricevevano i riti prebattesimali. In questi sabati, coloro che si preparavano al battesimo ricevevano l'esorcismo, ricevevano gli altri segni che introducevano al grande sacramento che avrebbero ricevuto nella notte di Pasqua. Il Vangelo di oggi ci introduce a un tema previo. Per ricevere il battesimo occorre essere convinti di ciò che si sta ricevendo, occorre che ci sia la propria volontà, la propria partecipazione. Proviamo ad ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose e che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Vedete, carissimi, la grazia del sacramento non funziona come una magia, a prescindere dal desiderio e dalla volontà, dalla consapevolezza e dalla certezza di coloro che vi si accostano. La grazia del sacramento agisce nella misura in cui uno è consapevole di ciò che sta facendo, lo desidera. Se cominciamo a guardare come qualcosa di scontato, come qualcosa di già dato, qualcosa che conosciamo già, qualcosa che appartiene ad una familiarità che ci permette di dubitare di quello che sta accadendo, allora la grazia del sacramento non funziona. Come sarebbe triste se anche in questa nostra Quaresima noi trascorressimo i nostri giorni pensando: ne ho già vissute tante, conosco già come va a finire, sono qui solo ad aspettare il momento della festa di Pasqua. No, vi è nascosta in questi giorni una grazia potente e straordinaria che può cambiarci, ma dobbiamo metterci a disposizione di colui che entra nei nostri giorni, anche se già conosciamo tante cose di lui, anche se già sappiamo chi è. Che il Signore ci aiuti a non compiere lo stesso errore dei concittadini di Gesù, di quegli abitanti di Nazareth che davano già per scontato di conoscere colui che entrava nella loro sinagoga come il Messia. Buon sabato e buona giornata a tutti, carissimi. Dammi umiltà profonda, dammi se no è cognoscimento, che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti. Rapisca, ti prego, Signore, l'ardente dolce forza del tuo amore. La mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amore.